Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar video presentazioni del Mulino. Sono Irene Venturi per l'Ufficio Università. Oggi parleremo di antropocene. Mettiamo a dialogo, a confronto due grandi intellettuali ed esperti del tema, e dal punto di vista giuridico, dal punto di vista anche storico e proprio ecologico. E infatti abbiamo il piacere di accogliere e di dare il benvenuto al professor Domenico Amirante, docente di diritto pubblico comparato e diritto dell'ambiente presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ma anche di diritto ambientale italiano e comparato nell'Università Suor Orsola di Napoli. Professore, benvenuto, Buonasera. buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Buonasera. Ovviamente non sarà solo, come potete vedere, e dialogherà con lui il professor Emilio Padoa-Schioppa, che insegna ecologia del paesaggio, biologia e didattica della biologia presso l'Università di Milano Bicocca, dove anche ha contribuito a fondare l'unità di ricerca di ecologia del paesaggio. E diamo ovviamente il benvenuto anche a lei, professore. Benvenuto e grazie della partecipazione. Buonasera, buonasera a tutti. E come potete notare, i nostri due esperti non saranno soli, ma saranno intervistati da Caterina Visco, che è la nostra, diciamo, editor di scienza e nonché giornalista, divulgatrice scientifica, quindi sicuramente esperta del tema e del settore, che avrà, insomma, il piacere, diciamo, di intervistare i nostri due ospiti. E veramente 30 secondi per poi lasciare parola ai nostri esperti su come funzionerà un po' questo incontro. Avremo appunto un dibattito fra i due autori e dei volumi appunto che vedete ora proiettati, che hanno pubblicato per la società editrice Il Mulino, Costituzionalismo ambientale, Atlante giuridico per l'antropocene del professor Domenico Amirante e Storia ecologica dell'Europa, un continente nell'antropocene scritto da Emilio Padoa-Schioppa. Avremo modo appunto di metterli a confronto e ci sarà la possibilità per voi che siete in ascolto di intervenire, magari di contribuire con domande o interventi per i nostri ospiti, che vi chiedo di o scrivere nell'apposito spazio che vedete nel pannello di controllo dedicato appunto alla chat alle domande, oppure potete, se siete forniti di microfono, alzare la mano e vi verrà data parola e possibilità naturalmente di scambiare la vostra argomentazione con gli ospiti al termine delle interviste del dialogo. Quindi avrete volendo anche questa possibilità. Come dicevo, non voglio rubare altro tempo, lascio la parola ai nostri ospiti e quindi direi Caterina, ti passo subito la palla e auguro a tutte le persone in ascolto appunto un buon ascolto. Grazie Irene, grazie davvero per questa opportunità di dialogare con questi due autori, grazie al professor Amirante, grazie al professor Padoa-Schioppa di essere qui con noi e un buon pomeriggio a tutti voi che gentilmente ci ascolterete per la prossima oretta circa. Io non voglio rubare troppo tempo con convenevoli, ma voglio entrare subito nel merito di questa conversazione che si presenta, si preannuncia molto interessante. Vorrei farlo a partire dal titolo. Un dialogo sull'antropocene. L'antropocene è un termine relativamente nuovo che però gli addetti ai lavori hanno imparato a conoscere, ad adoperare e a identificare molto bene. Forse non è lo stesso per chi l'antropocene lo vive senza studiarlo, quindi per chi non è uno degli addetti ai lavori, uno degli operatori del settore, qualsiasi sia la sua disciplina giuridica, ecologica, o anche economica o etica. E quindi vorrei in realtà chiedere subito al professor Padoa-Schioppa, che ha scritto proprio un libro, sempre per il Mulino, dal titolo Antropocene, di introdurci un poco a questo termine e poi, in seguito al professor Amirante, di chiedere come si inserisce questo termine in una materia come il diritto. Lui parla di un diritto che sarà un diritto antropocenico nel suo libro. Quindi sarà interessante vedere appunto questo termine. Poi come arriva sul diritto. Professor Padoa-Schioppa. Sì, la parola antropocene formalmente compare nel 1999, quindi 25 anni fa, un grande scienziato, premio Nobel per la chimica, a un congresso di scienziati che studiavano l'impatto dell'uomo sull'Olocene, cioè su quella che veniva ritenuta l'epoca geologica attuale, dice:
È un peccato che parliamo ancora di olocene, perché in realtà dovremmo riconoscere che ci troviamo nell'antropocene, ossia dovremmo riconoscere che oggi l'uomo influenza gli equilibri climatici, geomorfologici, chimici, biologici del sistema Terra. Il concetto non era nuovo nelle scienze. Ad esempio, il geologo Stoppani già nel 1800 aveva espresso un'idea del genere. L'ecologo russo Vernadsky nel 1928 parlava di qualche cosa simile e addirittura un professore di biologia di New York, nelle sue lezioni nel 1980 circa, aveva proprio usato la stessa parola. Ma naturalmente quando la usa Crutzen, il quale appunto è un premio Nobel per la chimica, è un grande scienziato di peso rilevante, autorevole, comincia un forte dibattito nell'ambito scientifico se avesse ragione o meno nel considerare questa fase storica una nuova fase della storia geologica della Terra e diciamo in questi anni il dibattito si è sempre più incentrato sul dire è giusto, ci troviamo in questa realtà modificata dall'uomo. Dobbiamo capire quando comincia, questa è diciamo, la parte ancora aperta del dibattito, cioè non stiamo più discutendo del se, ma solo del quando. E c'è un settore particolare della scienza, in modo particolare della geologia, la stratigrafia, che ci darà una risposta. Va anche detto che non solo il termine è uscito dall'ambito scientifico, ma in realtà si è diffuso nella società, ci coinvolge tantissimo. Parlare di questo ambiente come antropocene è qualcosa che ci coinvolge moltissimo e quindi siamo coinvolti, ecco. Siamo coinvolti a tutti i livelli, professor Amirante. Sì, diciamo abbastanza coinvolti, relativamente coinvolti, c'è bisogno di parlarne il più possibile perché di fatto insomma ci troviamo a condividere una nuova epoca geologica della quale però al di fuori dell'ambito scientifico e accademico non moltissimi sono a conoscenza. Per le scienze sociali, la nozione, il concetto di antropocene ha avuto un impatto notevole, anche perché, diciamo, una volta acquisita una sua valenza, poi ha avuto degli effetti, possiamo dire, a catena, perché come dicono alcuni filosofi del diritto, è un concetto soglia, cioè dal momento in cui si è affermata la nozione di antropocene non possiamo più guardare alla storia dell'uomo e alle discipline umanistiche nello stesso modo in cui le guardavamo prima. Dobbiamo avere una visione storica a ampio raggio che parte appunto dall'inizio della storia dell'uomo. E quindi diciamo l'ottica che hanno le scienze, in particolare le scienze giuridiche, che guardano al presente o all'immediato futuro, insomma, per trovare delle soluzioni immediate, deve essere un po' ampliata, andando a vedere poi queste soluzioni che effetti avranno invece in una prospettiva di più ampio respiro, sia da dove vengono che poi che cosa andranno a determinare. E quindi è finita l'epoca delle soluzioni tampone. E questo porta delle modifiche notevoli. Innanzitutto si rompe quella separazione, si interrompe quella separazione fortissima fra natura e cultura, che era tipica delle nostre scienze dal più o meno 500-600 ad oggi. L'uomo non si può più vedere, non si può più rappresentare, non si può più raccontare nelle scienze sociali come separato dalla natura, ma deve raccontarsi come parte integrante della natura, in quanto tutte le sue azioni vanno a determinare poi degli effetti molto evidenti e molto importanti, anche grazie alla quantità, no, di esseri umani che sono presenti sulla Terra oggi e sugli equilibri ecologici, così come ci insegna il professor Padoa-Schioppa. E quindi da questo punto di vista è come se l'uomo fosse disceso, diciamo, dal suo livello di uomo faber prometeico,
no? In certo senso, e ritornasse a terra, è ritornato un terrestre, come ai tempi, insomma, degli albori della storia umana. E quindi va reintrodotta una dimensione che era stata esclusa, cioè oltre alla dimensione individuale dell'uomo, oltre alla dimensione sociale, dobbiamo reintrodurre la dimensione biologico-naturale. Siamo animali, come tanti altri animali, diversi ovviamente da qualsiasi altra specie, ma condividiamo tantissimo in comune con le specie, non solo animali, ma anche vegetali e anche con quelle inorganiche, visto che siamo agenti chimico-geologici. E quindi da questo punto di vista c'è un cambiamento notevole. Per il diritto questo che cosa comporta? Che bisogna ripensare un po' a tutte le categorie, introducendo nuovi soggetti, che sono appunto i soggetti che erano prima esclusi, quindi la natura, quindi soggetti non umani di vario tipo, anche gli ibridi, gli ambienti urbani, ad esempio, che sono ambienti ibridi, seminaturali, semiumani e via discorrendo. E che soprattutto si introduce la centralità di un nuovo concetto, quello di responsabilità. Vedremo poi, magari successivamente, responsabilità in particolare di chi e rispetto a che cosa, ma si passa dall'era dei diritti, laddove l'uomo era concentrato tutto sul suo diritto, quindi una visione in qualche modo egoistica o anche di egoismo sociale, se pensiamo ai diritti sociali, ai diritti di seconda generazione, a una visione invece diversa, nella quale si deve guardare prima alle responsabilità e poi ai diritti. Quindi il diritto cosiddetto antropocenico, non lo dico io, ma lo dice uno dei più grossi filosofi ambientali come Philippopoulos Michalopoulos, comporta il fatto che il diritto debba essere oggi resiliente. Che significa resiliente? Significa che deve in qualche modo adattarsi a questa nuova realtà alla quale stiamo andando incontro. E per questo può essere molto utile pensare alle politiche pubbliche in materia di cambiamenti climatici, no? C'è un dibattito ideologico che contrappone in modo, secondo me, errato le politiche che lottano contro il cambiamento climatico e quindi volte alla riduzione, ad esempio, delle concentrazioni di CO2, no, nell'atmosfera, o comunque la politica che porta a una riduzione di queste emissioni e dall'altra parte quanti dicono no, il cambiamento climatico c'è, non ci interessa nemmeno di chi sia la colpa, dobbiamo semplicemente adattarci, ci sono nuove condizioni e quindi dobbiamo semplicemente adattarsi. Ecco, invece il diritto antropocenico deve unire queste due dimensioni, cioè non si può smettere di contrastare il cambiamento climatico cercando di ridurlo quanto più possibile, però nello stesso tempo ci dobbiamo adattare. Vanno cambiate le infrastrutture, il dissesto idrogeologico va in qualche modo tenuto a bada e via discorrendo e via discorrendo. E Non per siamo fare tutto abituati a questo pensare in modo così complesso, no? Ma dobbiamo ci invece farlo. arriveremo a parlare di complessità, professore. Adesso, come lei dice, appunto, si deve un po' mettere l'uomo dentro a far parte della natura, che è un po', da quello che io mi ricordo, io sono stata laureata, mi sono laureata in ecologia del paesaggio, è un po' proprio quello che l'ecologia del paesaggio ha cominciato a fare in origine, al tempo, ha smesso di avere questo punto di vista esterno e ci ha catapultato dentro appunto il paesaggio e quello che dice lei bisogna avere una dimensione storica e dice nel suo libro, professore Mirante, che è necessario recuperare la dimensione biologica ed ecologica proprio come assunzione responsabile di una visione completa. E questa dimensione ecologica è un po' quella che il professor Padoa-Schioppa racconta nel suo libro e lo racconta in maniera molto interessante, vorrei chiedergli appunto anche il perché di questo, a partire da una realtà locale. Che non è una realtà locale poi a caso, perché se andiamo a vedere i dati, per esempio, anche solo è una realtà molto quasi laboratoriale, quasi emblematica forse da un punto di vista dei cambiamenti, perché l'Europa è una delle zone della Terra che si sta riscaldando in maniera più veloce rispetto alla media del pianeta. E quindi io mi chiedo perché, professor Padoa-Schioppa, è necessaria recuperare questa storia ecologica, questa dimensione storico-ecologica. E una dimensione storico-ecologica locale per guidare forse anche quell'assunzione di responsabilità e quelle azioni di adattamento di cui parlava prima il professor Amirante. Io direi questo, le
le storie locali ci aiutano a capire come funzionano i sistemi ecologici, anche sistemi complessi, è già difficile ricostruire una storia locale, ma ancora più complesso è ricostruire la storia globale, che è fatta però di molte storie locali nelle quali troviamo pattern comuni, alcuni schemi che si ripetono, e in questo senso appunto la storia dell'Europa e la storia delle relazioni fra uomo e natura all'interno dell'Europa ha molti schemi che in parte si sono ripetuti. Quando abbiamo trascurato l'importanza di avere sistemi eterogenei, abbiamo avuto dei problemi. L'esempio che emergeva, per esempio, nelle pianure dell'Alentejo, nelle aree dell'Alentejo, ma anche di alcune zone forestate, così come quando abbiamo sottovalutato, per esempio, il rischio di nuovo di banalizzazione o di omogenizzazione, possono essere emerse tragedie come quelle raccontate per le patate in Irlanda e così via. Quindi, in questo senso, secondo me, l'utilità delle storie locali è che ci aiuta a capire come si muove poi il sistema nel suo complesso, tenendo presente che ogni storia locale ha poi alcune sue specificità che non automaticamente possono essere ripetute altrove e così via. E certamente il riflettere sul ruolo che l'uomo ha avuto nelle alterazioni e nelle modificazioni dell'ambiente per l'antropocene è un tema centrale, per cui in questo senso, insomma, il nostro continente ha avuto un ruolo importante in tutta la storia, non da soli, ma certamente noi europei abbiamo avuto un ruolo importante in quello sviluppo di eventi che ci ha portato alla situazione attuale. Anche in dimensione globale, poi forse non solo locale, nel senso. Assolutamente. Però ancora su un attimo su questa cosa, perché vorrei proprio rendere esplicito il legame tra una conoscenza storico-ecologica e una poi, come dire, ricaduta, che poi vedremo magari anche con il professor Amirante, su al di fuori dallo studio specifico. Che tipo di guida ci può dare questa conoscenza? Che tipo di informazione su quello che va poi intrapreso? Perché noi adesso dobbiamo fare i conti con questa cosa, non la possiamo solo studiare. Beh, per esempio, laddove le storie si ripetono con una certa semplicità, con una certa facilità, sovrasfruttamento, conoscere come funziona l'andamento delle popolazioni dei pesci, come aveva studiato Volterra nel mare Adriatico, e quella cosa che ha permesso agli ecologi e a un settore particolare dell'ecologia per primo di proporre dei modelli predittivi che si sono sempre poi rivelati validi in altri luoghi dove venivano sfruttate le risorse ittiche. Questo, come dire, esce dall'interesse storico così, ma se c'è una realtà economica che vive di quello, capire che cosa succede forse ha una certa importanza come dire, posso dirlo appunto spesso, proprio sulle dinamiche delle popolazioni dei pesci, gli ecologi hanno costruito delle previsioni corrette, non sono quasi mai stati ascoltati, e poi ciclicamente, una volta nel mare del nord, un'altra volta al largo di Terranova, un'altra volta ancora al largo dell'Alaska, è successo quello che era stato previsto. Guardate che se incrementate la pesca così, poi ci sarà un crollo. Sta succedendo adesso con i tonni o con i pesci spada nel mar Mediterraneo. Cioè, ed è proprio, quindi questo è proprio un esempio pratico di come possiamo sfruttare quello che è avvenuto nel passato per cercare di gestire meglio rispetto a come è stato fatto in passato. Gestire e regolamentare, alle volte anche con delle nuove forme di regolamentazione, anche se il professor Amirante prima parlava della fine dell'era dei diritti,
e l'inizio dell'era dei doveri. Allora, quando si parla di diritti e doveri, nella mia mente di persona non diciamo, addetta ai lavori nell'ambito del diritto, viene in mente però esattamente quello di cui parla forse il professore, che è la Costituzione. La Costituzione è sicuramente la carta dei diritti e la carta dei doveri. Però, e nel suo libro, appunto, mi sembra evidente, professora Mirante, che lei vorrebbe, ritiene importante partire, o forse è meglio dire ormai ripartire dalla Costituzione, perché si è provato a partire in maniera forse distaccata dalla Costituzione, ma ultimamente invece la Costituzione è tornata fondamentale. Appunto, si è prodotta, lei dice, una diffusa costituzionalizzazione dell'ambiente, con riferimenti espliciti. Perché si deve ripartire dalla Costituzione? Beh, questo è importantissimo perché abbiamo detto che l'antropocene è una sorta di rivoluzione copernicana per le scienze sociali, no? Un cambiamento di universo, di orizzonte. E quindi per modificare il diritto, quindi la legislazione, bisogna partire dalle basi. E la base è di un ordinamento giuridico e la sua Costituzione, che in qualche modo ne certifica la nascita e va ad individuarne la ragione sociale, il patto sociale che lega i cittadini, i consociati. Quindi questo è fondamentale ed è fondamentale introdurla nel diritto ambientale per due ordini di ragioni che vorrei sottolineare. Innanzitutto nel merito. Nel merito, cosa andiamo a vedere? Il diritto ambientale finora ha fallito, non è stato in grado di stoppare il degrado dell'ambiente, di trovare strumenti efficaci. È chiaro che deve essere sempre supportato dalla politica, ma comunque ha avuto sostanzialmente dei fallimenti. Questo perché? Allora io vado a analizzare il perché di questi fallimenti e parlo nel mio libro di quattro aporie del diritto ambientale classico, tradizionale, così come è stato formulato dagli anni 70 ad oggi, è recente il diritto ambientale come disciplina. E quindi da questo punto di vista le quattro aporie le dico molto rapidamente: sono il carattere emergenziale del diritto dell'ambiente. Ci si interessa all'ambiente solo quando l'ambiente è a rischio immediato o quando si sono perse foreste, si sono persi ecosistemi, si sono distrutte delle specie e estinzioni in alcuni casi, e quindi carattere emergenziale. A questo si aggiunge quello che io definisco il carattere inflazionistico, tantissime norme scollegate fra di loro, perché se per ogni problematica si va a fare una nuova legge, è chiaro che le leggi si susseguono spesso scoordinate fra di loro e quindi c'è un accavallamento, si vede nella pianificazione del territorio dove ci sono piani regolatori, piani paesistici, piani addirittura piani industriali. Adesso sono stati introdotti dai paesaggisti i piani del colore, per esempio, che poi vanno a integrarsi con tutte le altre pianificazioni. Se stiamo in un'area protetta, abbiamo il piano del parco, il piano di sviluppo socio-economico del parco e via discorrendo. E tutte pianificazioni che non sono ben coordinate fra di loro, e quindi c'è il problema poi di come armonizzarle, di come renderle e di come renderle coerenti. Poi c'è la dipendenza del diritto ambientale dai tecnici. Siccome è difficile imporre alcune scienze ambientali, si cerca di legittimare, imporre queste scelte col ricorso ai tecnici. E in questo i nostri amici, delle scienze cosiddette esatte o scienze dure ci devono dare una grossa mano per farci capire che non c'è una soluzione tecnica ottimale, ma la soluzione tecnica viene fuori proprio, come ci insegna il professor Padoa-Schioppa, dalla storia, dall'esperienza, dal confronto fra diverse tecniche, dove appunto la cura di alcuni sistemi ambientali viene fatta in modo diverso, che so, in Europa rispetto al Sud America, e ci sono know-how, saperi tradizionali che vengono da altri continenti che possono tornarci utili purché noi non li vogliamo applicare a fotocopia su climi e ecosistemi che sono diversi e nascono diversi storicamente. Quindi tutto ciò ci porta a un dialogo con le scienze, per cui l'introduzione della scienza nel diritto deve essere fatta con un grano salis, andando a verificare sempre tutte le diverse opzioni scientifiche e non rivolgendosi all'esperto che fa più comodo, diciamo, alla direzione alla quale si vuole piegare la norma giuridica in quel determinato momento da parte di quella determinata maggioranza di governo oppure nel Parlamento. E l'ultimo carattere, l'ultima aporia è quella di non aver considerato il carattere sociale dell'ambiente.
il fatto che qualsiasi norma ambientale non è solo una norma che va a tutelare la natura, ma è una norma che ha un impatto sociale, perché la tutela dell'ambiente è il nostro modo di vivere in società. Quindi che tipo di impatto, che tipo di impronta ecologica noi andiamo a dare. Quindi qualsiasi scelta giuridica ha un impatto sugli ecosistemi e sull'ambiente. Quindi da questo punto di vista il feedback è che dobbiamo considerare il carattere sociale dell'ambiente. Quindi queste sono le quattro aporie che vanno superate. E come appunto andando a rifondare un po' il diritto ambientale, anche perché in passato il diritto ambientale dagli anni 70 ad oggi è stato visto soprattutto quasi esclusivamente come un diritto diciamo dualistico. Da una parte c'è il diritto internazionale, grandi principi, no? La conferenza di Stoccolma dal 72 in poi, che comincia a parlare di sviluppo sostenibile, poi elaborato meglio o negli anni 80 con il rapporto Brundtland, eccetera, eccetera, e i grandi principi poi del 92, no? A Rio, la conferenza di Rio del 92 fu la grande speranza per l'umanità, insomma, degli anni 90, col principio di prevenzione, col principio di precauzione che per la prima volta viene affermato a livello internazionale nel 92. Poi, quasi separata, c'era la prassi, cioè il diritto ambientale come diritto amministrativo e quindi come regolazione delle attività economiche, o meglio, degli effetti inquinanti delle attività economiche. Questa è un'impostazione che fu voluta negli anni 70, quando si cominciarono a creare le prime istituzioni di diritto ambientale, per esempio, l'Agenzia per la protezione ambientale negli Stati Uniti, l'EPA, no? Cosiddetta EPA, nell'acronimo pronunciato in italiano. E lì ci fu una scelta molto precisa degli Stati Uniti. Il diritto dell'ambiente doveva essere regolazione economica delle emissioni inquinanti. Fu escluso l'elemento costituzionale, non doveva avere niente a che fare con i diritti, non doveva avere niente a che fare appunto con l'inserimento di dinamiche sociali e soprattutto dell'equità dell'equità sociale. La si lasciava questa problematica a eventuali cause giudiziarie, no? Pensiamo anche ai grandi film che hanno portato il tema dell'ambiente, Civil Action con John Travolta, Erin Brockovich, no? Si parla sempre di singole persone che si rivoltano perché hanno subito un danno specifico, non si mette mai tutto in un contesto generale, manca l'elemento costituzionale. E questo è dato dal carattere fortemente liberale individualistico di quell'ordinamento. Non dimentichiamo che la Costituzione americana è del 700 ed è rimasta, con tutta una serie di variazioni, però è rimasta sostanzialmente nella sua anima una Costituzione settecentesca. Ma Ora quindi poi c'è la un Costituzione può essere un po' un traino per questa dimensione sociale di perché c'è un diritto? secondo aspetto. Il secondo aspetto di cui volevo parlare è proprio quello simbolico, cioè la Costituzione diventa un elemento di identità, di appartenenza. Questo è il grosso problema, secondo me, attuale. L'uomo di oggi non si sente di appartenere all'ambiente, questo è l'elemento centrale, dobbiamo riscoprire un senso di appartenenza. E qual è? È la norma giuridica che ci dà di più il senso di identità, il senso di appartenenza, è proprio la Costituzione. È un cittadino qualsiasi, che non sia studioso di materie giuridiche, non conosce tutte le leggi ambientali, però ha sentito parlare o dovrebbe conoscere, per averla studiata in educazione civica a scuola, conosce la Costituzione, sa cos'è la Costituzione, sa che c'è un articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e via discorrendo. E quindi bisogna partire da lì con una doppia valenza, una valenza simbolica, quindi la Costituzione come elemento a cui chiunque può riferirsi, anche senza bisogno di essere un esperto, no? Di diritto, e poi una valenza pedagogica, quello che la Costituzione può insegnare. Quindi una doppia valenza della Costituzione. Ovviamente non dobbiamo esagerare fidandoci soltanto della Costituzione. Vedo che avete messo i due nuovi articoli della Costituzione italiana, non basta modificare la Costituzione, vabbè, abbiamo risolto i problemi ambientali. Ovviamente non basta, però noi abbiamo inserito, diciamo, quella modifica che può portare poi a un atteggiamento diverso nei confronti dell'ambiente se tutte le componenti poi si muovono in quella direzione. Quindi c'è un bellissimo libro di Gunther Frankenberg che definisce appunto le Costituzioni come quegli elementi in cui ci si trova la magia.
e il disincanto. La magia, la norma costituzionale è stupenda, no? La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio, tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future. Bellissimo. Però c'è anche il disincanto. Questa norma poi deve essere attuata. Se non viene attuata, rimane sulla carta. E quindi siamo in quella fase, qui in Italia, ma poi magari ne parleremo meglio, di qui a breve. E professor Padoa-Schioppa, per un ecologo, per una persona che studia appunto dal punto di vista di scienze, quelle scienze dure in cui il professore prima diceva bisogna entrare in dialogo, cosa vuol dire vedere queste modifiche nell'articolo della Costituzione? Lei ne parla, li cita brevissimamente all'inizio del suo volume. In parte insomma, ricalcherei quanto ha appena detto il professor Almirante, cioè da una parte effettivamente vedere scritto che si tutela la biodiversità o gli ecosistemi, al di là della definizione precisa, cioè si ritiene importante tutto il patrimonio biologico, tutto quell'insieme di elementi che formano il capitale naturale della nostra nazione, è un elemento importante. Importante perché da lì derivano poi anche delle applicazioni lavorative, come dire, se è scritto così le procedure di valutazione di impatto ambientale, per dire, piuttosto che di pianificazione del territorio, eccetera, dovranno tenerne conto. E qui sono d'accordo anche con quanto si diceva prima, poi bisogna attuarli gli articoli della Costituzione. L'articolo 9 non è certo l'unico che non è stato attuato nella sua completezza, pensiamo anche solo alla frase che già c'era prima, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Non sempre l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, quindi è evidente che. Cioè, dico anche che mi sembra proprio che quell'aggiunta, anche nell'interesse delle future generazioni, per quello che capisco, introietta proprio uno dei principi della giustizia dell'antropocene, cioè noi abbiamo una giustizia non solo per noi stessi qui, ora, oggi, ma per le generazioni future, così come per entità non umane o l'altro asse che non, adesso qui non è nominato, ma è ci sono insomma, nella realtà dell'antropocene ci sono degli interessi che vanno anche al di là dei confini del singolo Stato-nazione, perché se cambia, se una serie di eventi fa cambiare drasticamente con un punto di non ritorno il clima della Terra, questo ci riguarda tutti quanti, non solo, lo Stato che scatena quegli eventi particolari, ecco. Quindi in questo senso, anche per me questo è stato un passaggio importante, è un punto rilevante su cui ho l'impressione la comunità degli ecologi, tanto quanto forse la comunità dei giuristi e degli altri addetti al lavoro, adesso dovrà meditare e dare un contributo per attuare veramente questi articoli e quello che è indicato negli articoli stessi, o nella modifica degli articoli stessi. E da queste ultime parole e anche dalle spiegazioni delle quattro caratteristiche, come le ha chiamate, professore, le aporie Le quattro aporie, che poi è un termine filosofico, aporie ma del li possiamo giudizio. chiamare i quattro peccati capitali. Perdoni la mia ignoranza terminologica, però questi vostri due ultimi interventi hanno portato un po' a emergere due concetti molto importanti che adesso vediamo se trattare insieme o trattare separatamente, che sono il primo il dialogo tra le discipline che è necessario. Come il dialogo, non è un caso che noi abbiamo messo in dialogo il professor Amirante e il professor Padoa-Schioppa, non perché si conoscevano, perché avevano comunque lavorato insieme, ma proprio perché il dialogo con le scienze di cui lei parlava, quindi per evitare quella dipendenza dalla tecnica e anche per creare quel carattere sociale, perché servono anche discipline sociali nella discussione. Quindi
Quindi mi sembra che sia necessario un dialogo tra scienze e scienze dure, tra diritto, tra etica, tra filosofia, quindi tra economia. Quindi mi sembra che ci sia una dimensione molto complessa, della questione che potremmo affrontare. L'altro è quello che ha detto ultimamente, il professore Padoschioppa ha detto che quello che facciamo da una parte ormai abbiamo capito può influenzare equilibri ambientali anche lontanissimi, nel senso non ci sono i confini, sono giuridici appunto, non sono ambientali necessariamente. E lei, professore, spiegava che finora il diritto ambientale è stato diritto internazionale, quindi un livello globale del diritto, e un diritto amministrativo, quindi un livello molto locale. Anche questa separazione, non, come la separazione delle discipline, anche la separazione forse geografiche e di livello di settore vanno un po' superate entrambe. Che ne pensi? Cioè, a tutte e due la stessa domanda, vorrei avere un take su questi due superamenti necessari. Chi vuole cominciare? Professor Padoa-Schioppa. Sì, dal mio punto di vista è evidente che la realtà locale e la realtà globale non possono essere tenute separate come camere che non si parlano. La realtà globale deriva dall'insieme di tante realtà locali ed è connessa. Alcuni cambiamenti poi globali vanno a influenzare tutte le realtà locali. Gli ecologi che studiano questi aspetti parlano di punti di svolta, cioè una serie di cambiamenti particolari che poi generano, come dire, delle situazioni di non ritorno dalle quali non si torna più indietro. Se, perdiamo tutta la calotta della Groenlandia, questo ha un cambiamento, calotta ghiacciata della Groenlandia, questo innesca un cambiamento globale che è molto diverso da un piccolo esperimento in un laboratorio dove si dice vabbè, proviamo a ritornare indietro, così non avverrà in questo modo, dovremo poi affrontare un mondo che sarà cambiato in qualcos'altro. Stessa cosa se scompare, io spesso uso l'esempio riportando le affermazioni perché sono significative in questo senso dell'ex presidente del Brasile, Bolsonaro. Qualche anno fa in un'intervista ha detto quello che succede in Amazzonia è un problema del Brasile. Peraltro io non prendo lezioni da chi ha distrutto le proprie foreste, adesso viene a me a dire cosa devo fare delle mie. Allora, la prima parte è completamente sbagliata. Se perdiamo le foreste dell'Amazzonia, questo non è un problema solo del Brasile, è un problema per tutto il mondo. E quindi in qualche modo non possiamo. Siamo automaticamente titolati a dire qualche cosa e fare qualche cosa. Dall'altra parte dobbiamo anche riflettere invece su questo e di nuovo da un lato la consapevolezza di quello che è avvenuto nella storia è importante. C'è una parte di verità invece in quello che viene detto quando dice io non prendo lezioni da chi ha distrutto le proprie foreste, adesso viene a dirmi come gestire le mie. Mettiamolo in un termine un po' più ampi. La situazione in cui ci troviamo ora, in buona parte, è legata a un certo modello di sviluppo in cui il nostro continente è entrato a pie pari, non da solo, perché il Nord America non è certo da meno, eccetera, eccetera, eccetera. E questo forse renderà un po' più difficile le cose per i nostri decisori che dovranno anche chiedere ai propri cittadini delle risorse per aiutare persone che meno, no, non solo non c'entrano con la situazione di oggi, ma non hanno neanche avuto i benefici che invece noi cittadini europei indubbiamente abbiamo avuto. Per cui mi taccio così. No, no, perché il professor Mirante parla spesso di multilivello, se non mi sbaglio.
Sì, lì appunto entriamo in un terreno molto, molto delicato, un terreno molto delicato perché noi ovviamente siamo abituati a pensare, insomma, con il nostro cartesianesimo occidentale, che io non condivido, ma devo riconoscere sia maggioritario, soprattutto non solo in ambito scientifico, anche proprio come ideologia dell'uomo della strada, insomma. Siamo abituati a pensare, ma troviamo una soluzione miracolosa a livello mondiale, a livello globale, risolviamo il problema così continuiamo con il business as usual a fare quello che abbiamo sempre fatto. E invece purtroppo non è così, non ci può essere una soluzione miracolosa a livello globale e bisogna lavorare su tutti i livelli. Perché ne abbiamo avuto un'esemplificazione alla COP28, adesso al summit, che c'è stato proprio pochi mesi fa. È praticamente impossibile e irrealistico avere l'accordo di tutte le nazioni del mondo su una determinata politica ambientale, su un determinato impegno, ad esempio per il cambiamento climatico. E se non ci muoviamo a livello locale, se non ci muoviamo, se guardiamo un po' in modo più ampio, a livello delle macroregioni, quindi parlo delle alleanze continentali, non andremo mai da nessuna parte perché staremo lì ad aspettare che tutti si mettano d'accordo, ma questo non avverrà mai, insomma. Ci vuole una forza propulsiva di alcune aree del mondo che porti verso un cambiamento dei sistemi, un cambiamento degli stili di vita, un cambiamento delle forme di organizzazione sociale. E quindi si ritorna un po' al vecchio slogan dei primi tempi della globalizzazione, che in inglese diceva appunto act locally and think globally, cioè agisci localmente guardando però il contesto globale, capendo la tua azione locale, a che risultati potrà portare. E questo è l'elemento molto 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 importante. Quindi dovremmo parlare prima di due livelli, uno un po' più culturale, andando a vedere che cosa significa questo agire localmente pensando globalmente, che poi è un modo di ragionare che si può riportare a tutte le o a molte culture politico o giuridico religiose di vari altri continenti, insomma, noi prima di questo libro sul costituzionalismo ambientale pubblicato con il Mulino, io ho pubblicato un libro con tutta una serie di studiosi da vari continenti nei quali ci interrogavamo sulle grandi culture filosofico-giuridiche e tutte contengono un elemento di equilibrio che porta a considerare la natura come centrale, porta poi, per esempio, all'interno delle religioni a tutta una serie di precetti e di divieti che sono volti proprio al rispetto della natura. Abbiamo fatto in relazione, ad esempio, all'induismo, l'abbiamo fatto in relazione al buddismo, l'abbiamo fatto anche in considerazione, in relazione alla cultura islamica, al cattolicesimo, tutte le antiche religioni contengono già questa saggezza di contemperare i due aspetti. E quindi da questo punto di vista ci sarebbe molto da imparare da un ritorno o da una riconsiderazione di queste grandi tradizioni politico-filosofiche, filosofico-giuridiche. Dall'altra parte ci sono però anche gli strumenti da attuare, perché questa è una prospettiva di evoluzione culturale che non può maturare in un anno o in 2 anni, è di medio periodo. Nel breve periodo che fare? Nel breve periodo si deve lavorare molto a livello locale e quindi già l'input costituzionale può dare, se seguito ovviamente poi a livello politico, può dare un impulso molto forte e poi nelle sedi internazionali spingere con degli interventi esemplari. Ecco, in questo
senso il New Deal europeo, ha avuto un impatto molto forte perché ha in qualche modo spinto tutti i paesi europei a ristrutturare in qualche modo tutta una serie di attività proprio per avviarsi verso questa transizione ecologica. Questo però poi deve comportare, ad esempio, anche una trasformazione di tipo economico, se vogliamo. E quindi, non so, abbiamo il caso della protesta degli agricoltori, è chiaro che dobbiamo andare a modificare anche il discorso della distribuzione dei prodotti, dobbiamo andare a difendere i prodotti che vengono coltivati rispettando l'ecologia. Quindi dobbiamo in qualche modo incentivare, ad esempio, le filiere corte. Il problema dell'agricoltura sta tutto lì, un ritorno alle filiere corte porterebbe una quantità di reddito nelle campagne che adesso non c'è più, e quindi da questo punto di vista è un elemento essenziale. Quindi non ci possiamo aspettare che questo avvenga a livello mondiale, ma bisogna agire, diciamo, nei livelli intermedi. Proprio da questo punto di vista, a livello giuridico, l'ottica deve essere quella del multilivello, cioè ogni livello ha una sua funzione importantissima, e però non può funzionare se non è seguito dagli altri livelli. E quindi vanno valorizzati tutti i passaggi. E quindi, che so, il diritto internazionale per i grandi principi che ho enunciato prima, o anche appunto i metodi di lotta al cambiamento climatico, ad esempio, il livello regionale delle macroregioni, perché quello dà la possibilità che più stati si mettano insieme per portare avanti una politica che non è solo di tutela ambientale, ma diventa economica, diventa sociale e via discorrendo. E poi però il tutto va attuato con delle norme costituzionali e poi con delle azioni amministrative quotidiane. No, è un po' come l'idea, la vecchia idea gandhiana, no? Sii tu il cambiamento che vuoi portare nel mondo. E quindi dobbiamo esserlo noi, a cominciare, se parliamo di istituzioni, dai comuni, dalle province, dalle regioni, su fino ad arrivare all'ONU. C'è oggi un oiato perché il presidente dell'ONU che parla di climate boiling, siamo arrivati a un punto di non ritorno, mentre molti governi continuano a professare negazionismo climatico. Ecco, dobbiamo un po' metterci d'accordo su come andare, diciamo, tutti nella stessa direzione, il che non significa appunto applicare la stessa norma ovunque, ma parametrare questi grandi principi poi alle esigenze locali di ogni territorio e della storia appunto di ogni territorio. Professor Palasco, a lei per il futuro, perché il professor Mirante ci ha indicato una via giuridica e anche di dialogo, anche multilivello. Da un punto di vista di un ecologo, che si direbbe, noi il nostro l'abbiamo fatto, ve l'abbiamo detto, sono 30 anni che vi diciamo che dobbiamo fare, adesso alziamo le mani, o si può entrare in dialogo, si può aiutare a come dire, contribuire magari a un cambiamento di prospettive per il futuro. Lei che strada vede per la sua categoria, per tutti anche. No, non vorrei pensionare tutta la mia categoria così in un così, no. È evidente, in questo senso è evidente che una situazione che da un lato è oggettivamente problematica, o meglio, un problema così, così grande come questo, forse l'umanità è la prima volta che lo affronta. Ci rendiamo conto che siamo in grado di influenzare gli equilibri dell'intero pianeta, che le conseguenze di questa influenza possono essere preoccupanti per noi stessi per primi, perché il problema non è che scomparirà la vita, scompariranno le condizioni nelle quali la storia dell'umanità si è sviluppata. Questo è il punto essenziale. E credo che nessuna civiltà in passato ha avuto davanti a sé una cosa di tale complessità, in cui appunto dobbiamo capire come accordare le decisioni, come prendiamo delle scelte tutti insieme che siano di prospettiva, e poi come le raccordiamo alle esigenze locali che sono fondamentali, come accompagniamo la trasformazione
quella che adesso chiamiamo transizione verde, transizione ecologica, come facciamo a farla senza lasciare indietro delle persone? Perché è evidente che se trascuriamo questo aspetto, poi si creano quelle sacche di resistenza e si crea e si genera, diciamo, quell'humus in cui una parte dei decisori, piuttosto che, anche comprensibilmente, ma piuttosto che affrontare la cosa difficile, preferisce dire rimandiamo. Il rimando può essere appellandosi al negazionismo, al negazionismo scientifico, cosa che a volte avviene, o anche solo a dire vabbè, ma forse anziché il 2035, perché non facciamo il 2037 o il 2040? Così intanto è un po' più in là, così oggi vendo. Ho spostato di qualche anno, naturalmente, per uno che ha una fabbrica di pistoni per motori termici, che il blocco delle vendite passi dal 2037 al 2040 non gli cambierà assolutamente niente, perché 3 anni sono niente. Però c'è questo meccanismo. Se forse contribuiamo in questo senso il dialogo e l'integrazione del dialogo fra discipline diversissime, contribuisce a formare una maggiore consapevolezza della situazione e una maggiore consapevolezza che questa transizione va accompagnata e va accompagnata da noi come va accompagnata in qualunque altro angolo della Terra, perché allo stesso modo con cui ai nostri padroni di industria, operai che lavorano in un'industria appunto di forniture per componenti di motori termici. Va trovato un sistema per non lasciarli indietro. Allo stesso modo un contadino che vive appena al di sopra della sussistenza in un paese emergente non va lasciato in questo percorso. Non deve fare. Dobbiamo aiutarla a non fare gli errori che abbiamo fatto noi, a non far fare alla sua società gli errori che abbiamo fatto noi, ma non lo possiamo lasciare indietro. E credo che questa sia l'unica prospettiva per avere una transizione armonica, e non, altrimenti continueremo a rimandare, rinviare, nascondere la polvere sotto un tappeto, ma a un certo punto, come dire, la realtà prenderà il sopravvento e poi dovremo Quindi affrontare quello e sarà peggio. molto peggio, anche appunto, forse appunto quello che mi viene in mente è perdere un po' noi che abbiamo, come dire, in qualche modo abusato, forse perdere un po' la nostra prospettiva occidentocentrica e anche di imposizione forse dall'alto, come diceva il professor Mirante, alle volte se noi, o anche lei, come diceva prima, chi ha già passato vuole provare a imporre le nuove regolamentazioni o le nuove regole dall'alto, forse perde poi di vista un po' di altre conseguenze, rischia di lasciare indietro altre realtà, altre società. E noi non ci crederete, ma siamo quasi alla fine del tempo a nostra disposizione. Quindi, riassumendo, volevo ricordare anche appunto i punti emersi in quest'ultimo, abbiamo detto quindi multilivello, abbiamo detto dialogo come questo. Tra discipline, tra competenze, tra livelli e dimensioni distanti, quindi locale, globale, iperlocale, ma anche appunto discipline molto distanti fra loro. E poi abbiamo parlato appunto di Costituzione come traino, dell'importanza pedagogica e simbolica dell'ingresso dell'ambiente, della biodiversità nella Costituzione, dell'importanza di una visione storica in grado di guidare determinate scelte, analisi e previsioni. Adesso vorrei tornare ai libri da cui siamo partiti e che sono quelli che ci hanno portato qui in questa sede. Vorrei chiedere ai nostri due esperti, ai nostri due ospiti di dire per ciascuno brevemente il perché di un libro, il per chi è questo libro, anche se io che l'ho letto, anche un libro come il professor Mirante, che non è necessariamente non va a richiamarsi a un mio bagaglio culturale, è estremamente invece interessante e aiuta a ancorare molte mie competenze appunto a un contesto giuridico e di diritto. Allo stesso modo il libro del professor Paolo Scappa permette di avere una visione molto interessante di quella che è la nostra realtà anche geografica.
e anche se vogliono fornire una guida, un'indicazione a cosa prestare attenzione, quale magari il concetto chiave che hanno voluto inserire in questo libro. Mentre loro pensano un momento a queste risposte che ci vogliono dare, io volevo ricordare a chi ci sta ascoltando che può fare una domanda alzando la mano o scrivendola in chat, noi le raccoglieremo e poi vi daremo la possibilità di esprimere e di fare una domanda a voi, ai nostri esperti. Prego, chi vuole cominciare? Prego. Professora Mirante. Inizio io. Sì, uno degli scopi di questo libro è stato quello, insomma, di descrivere a un pubblico, insomma, un po' più ampio, magari di quello dei miei studenti, però senza mai perdere di vista i miei cari studenti, che cosa fosse il costituzionalismo ambientale, perché è diventato così importante. Quando io ho cominciato a interessarmi di ambiente, anni 80, c'erano una ventina di costituzioni su 196 al mondo attuali, all'epoca erano un po' di meno le costituzioni al mondo, e che parlavano di ambiente. Oggi si stanno avvicinando alle 160, cioè l'80% delle costituzioni del mondo tutela l'ambiente, parla di ambiente, alcuni fondano addirittura l'intero ordinamento costituzionale sulla tutela dell'ambiente, alcune nuove costituzioni sudamericane, no, che sono fondate proprio sulla tutela ambientale come elemento centrale di tutto l'ordinamento costituzionale. E quindi è un fenomeno molto importante che viene misconosciuto spesso, e in Italia infatti ne sapevamo ben poco fino al 2022, quando c'è stata la riforma della Costituzione, che io l'ho definita in qualche altro mio articolo una Costituzione verde a metà, perché siamo all'inizio, ma insomma per il momento siamo proprio un verde chiaro e dobbiamo renderlo un po' più scuro, un po' più evidente a tutti. E quindi poi ho portato avanti un discorso anche di carattere storico, e ecco, qui riecheggio poi il professor Padoa-Schioppa sull'importanza della storia, no? I vari cicli, quanto ad esempio un evento che può sembrare distante dal costituzionalismo ambientale, come la caduta del muro di Berlino, abbia invece rappresentato un elemento centrale, perché ha cambiato il volto dell'Europa. Decine di costituzioni nuove sono state approvate dopo l'89 in quel periodo, e questo ha consentito di mettersi al passo con quei principi di tutela ambientale che cominciavano a venire fuori come principi fondamentali. E non solo in Europa, perché tutto il blocco sovietico comunque aveva tantissimi stati diciamo, in qualche modo vi si ispiravano anche in Sud America, in Asia, in Africa e via discorrendo. Poi una chiave di lettura è quella: in questo libro noi abbiamo studiato, io ho studiato insomma con l'aiuto poi della mia equip, tutte le costituzioni del mondo, e c'è un capitolo che è molto ponderoso in cui si studia veramente in tutte le costituzioni come viene trattato l'ambiente. Quindi una chiave di lettura è di leggere bene il resto del libro e quel capitolo, che può sembrare un po' ostico, di andarlo a leggere invece così per interessi, andando a vedere il continente che interessa di più, l'ordinamento costituzionale che interessa di più, senza necessariamente soffermarsi su 100 pagine di norme che so che possono risultare, insomma, indigeste ai più. Volevo poi, insomma, concludere con una riflessione finale. Io propongo una forma di costituzionalismo che deve andare al di là del costituzionalismo ambientale, che io chiamo costituzionalismo integrale. E io faccio un ragionamento preciso che parte da quel ragionamento iniziale, cioè quello di aggiungere la dimensione biologico-naturale, e mi ispiro in qualche modo a un'intuizione molto bella di Edgar Morin, che parla della natura trinitaria dell'uomo. Cioè dice: l'uomo ha una componente in sé, ha una componente, l'ha sempre avuta e l'avrà sempre, una componente innata individualistica. E quindi questo è un elemento che non può essere escluso dal diritto, dalla società, da qualsiasi forma di convivenza. Ha poi una
E quindi di qui deriva, diciamo, in qualche modo l'individualismo liberale, se vogliamo parlare delle costituzioni, no? Le costituzioni del Settecento, che si basano su questa riscoperta dell'individuo che veniva fuori invece da un mondo di corporazioni, di sopraffazioni, di signori e signorotti, no? Che non davano nessun diritto all'individuo. Giustissima, è una dimensione che non possiamo eliminare. C'è poi però la dimensione sociale, che noi viviamo in contemporanea, non è che noi siamo individui e poi in un altro momento della nostra vita ci ricordiamo di essere sociali. Continuamente abbiamo bisogno innanzitutto di una famiglia, di una società, di contesti in cui ci muoviamo come esseri sociali. E questo va insieme a quello di essere individualisti e quindi dobbiamo contemperare queste due dimensioni. E su questo abbiamo avuto il costituzionalismo, in particolare del secondo dopoguerra, che col suo afflato sociale cercava di mettere insieme quello che usciva, insomma, dalle rivoluzioni di inizio secolo, inizio Novecento, con poi le esperienze della guerra e via discorrendo, con il focus sulla società, sulla persona vista come un qualcosa di appartenente a contesti sociali e quindi non solo l'individuo, così con i suoi singoli diritti, nei quali nessuno può intromettersi. Abbiamo dimenticato però la terza dimensione. L'uomo è sempre un essere biologico, deve sempre respirare, deve sempre mangiare, deve sempre bere, quindi ha bisogno di questi elementi, che sono gli elementi di base della vita. Non possiamo neanche pensare all'individualismo, non possiamo neanche pensare alla società se non viviamo, se non sopravviviamo. Come esseri biologico-naturali. E quindi c'è bisogno di mettere insieme queste tre dimensioni. Quindi, oltre il costituzionalismo liberale, oltre il costituzionalismo democratico-sociale, c'è bisogno di un costituzionalismo integrale. Io ho preso un po' questa parola dalle encicliche di Papa Francesco, non a caso un papa interculturale, perché parla da Roma ma è argentino e quindi fa riferimento a diverse culture poi e a diverse tradizioni. E che parla appunto di ecologia integrale. Io penso che a livello costituzionale, appunto, ci sia bisogno di un costituzionalismo integrale che finalmente riesce a fondere queste tre dimensioni, perché, come dice Morenni, in qualsiasi momento, anche adesso, noi siamo degli esseri individuali, degli esseri sociali e degli animali che sono inseriti in un contesto bioecologico. Non possiamo mai dimenticare questo, neanche quando facciamo le norme costituzionali. Bene. Professore. Sì, vado io. Allora, qual è il punto o il focus del mio libro? Diciamo, negli anni come ricercatore, quindi nella mia attività di ricerca, proprio uno degli interessi che in un modo o nell'altro, su problemi specifici differenti, ma se dovessi tirar fuori un filo rosso che ha unito tutte le mie ricerche, è stato proprio quello di cercare di misurare il ruolo dell'uomo nella trasformazione dell'ambiente, può essere nella parte della crisi della biodiversità, nella trasformazione dei paesaggi e così via. Ho avuto la fortuna negli anni di insegnamento, di insegnare non solo a degli scienziati, ma anche a dei futuri formatori, perché una parte è stato ricordato prima, una parte dei miei corsi si rivolge a coloro che poi saranno futuri maestri della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, quindi diciamo ex asilo e scuola elementare, per usare un linguaggio un po' obsoleto, ma forse chiaro a tutti. E per una persona che fa ricerca scientifica, che si è formato, diciamo, nei dipartimenti scientifici, questa è una sfida un po' nuova, perché si tratta di raccontare la biologia e l'ecologia a qualcuno che non l'ha messa al centro dei propri interessi e che spesso l'affronta con un po' di timore. Io insomma, a volte racconto che ho alcuni di questi studenti e studentesse che all'inizio, la prima lezione, dicono: "Sa, professore, io sono negata per la biologia, sono negato per l'ecologia, eccetera." Non c'è nessun motivo valido per esserlo. Sicuramente per chi invece la studia, ne fa l'oggetto delle proprie ricerche, è una sfida in più per cercare di raccontarle in modo che risulti
comprensibile, io penso anche affascinante, abbiamo degli elementi per renderla affascinante, tutto sommato. Quindi in questo libro, anzi proprio all'inizio, cerco di spiegare che chi sarà veramente, veramente scontento del libro sono gli specialisti dell'ambiente, perché se uno è specialista di foreste dice sì, hai parlato di foreste, però perché non racconti anche questa storia o quest'altra o questa cosa? O se uno è specialista di animali, nel mio testo ci trovo alcune specie ma non altre, e ci sono tantissime storie in più, ma in accordo, diciamo, con l'editore abbiamo ritenuto che non è potessimo immaginare di fare una storia completa, non è raccontata in un senso cronologico tradizionale, anche perché sono usciti altri testi fatti molto bene che avevano questa impostazione, ma invece appunto abbiamo pensato che valesse la pena seguire un approccio, diciamo, un pochino più geografico, quindi alcuni contesti, pianure, boschi, montagne, acque, le isole e alcuni protagonisti, quindi le piante coltivate, alcuni animali e poi no, noi come Homo sapiens. Quindi questo è il modo con cui poi i capitoli si seguono uno con l'altro, con l'idea proprio di provare a rivolgermi più a un pubblico non strettamente specialistico che a un pubblico specialistico, ma sono anche convinto che uno dei compiti che abbiamo. Prima diceva voi ecologi, a volte dite il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto una parte del lavoro, un'altra parte è anche veramente cercare di raccontarlo al di fuori delle pubblicazioni scientifiche, che sono un aspetto fondamentale del nostro percorso. Quello è lo strumento con cui parliamo dentro la nostra comunità, ci capiamo e funziona molto bene. Ma poi per cercare di portare questi concetti nella società forse dobbiamo adottare un altro linguaggio e non sempre siamo stati così puntuali nel farlo. E questa, almeno dal mio punto di vista, ha rappresentato una grossa opportunità per la quale sono anche molto riconoscente di aver avuto la possibilità di dire qualcosa. E io vi sono molto molto riconoscente dell'opportunità insomma, di avermi coinvolto in questo vostro dialogo fra di voi, perché per me è stato sicuramente molto formativo e molto, molto interessante. Vedo che ci è ricomparsa Irene, quindi magari c'è anche qualche domanda da parte di chi ci ascolta. Sì, intanto ringrazio perché è stato un dialogo veramente appassionante e credo lo dimostri anche, insomma, la ricca partecipazione e presenza delle persone dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo una mano alzata, vado a aprire ora il microfono, vediamo se non era ovviamente un errore, ma direi che vediamo. Mi sente? Dottoressa Lorenzi, mi sente? Sto provando ad aprire l'audio, ma dovrebbe accettare la condivisione dell'audio. Intanto sono arrivati anche nella chat, sono arrivati molti ringraziamenti e molti complimenti, sia per i libri che anche per l'iniziativa e l'incontro, quindi volevo riportarveli, adesso non ve li sto a leggere tutti, però ci sono diversi, insomma, ringraziamenti e commenti di apprezzamento su quello che, insomma, è stato detto e hanno sentito. Ecco, ci siamo, ci sente? Mi sentite? Sì, ora sì, Ah, prego, prego. buonasera, chiedo scusa, non sono abbastanza tecnologica, spesso mi rendo conto di questo. È un piacere di aver ascoltato questi due ospiti del Molino. Saluto con particolare calore Emilio Padoa-Schioppa, che conosco bene, sono anche Grazie. ecologa. Salve, avrei una domanda in particolare per il professor Amirante. Quando ci dava delle indicazioni sulle quattro aporie,
La terza aporia non mi era chiara. Era, se non ho capito bene, un chiarimento sul problema in realtà che deriva da un problema di interdisciplinarità. Cioè, un problema di mancanza di integrazione tra le scienze, in particolare l'ecologia, che mette in chiaro lì dove è possibile, lì dove la scienza è arrivata, mette in chiaro delle evidenze scientifiche lo stato dell'ambiente naturale e sullo stato dell'interazione uomo-natura. Questo sapere ecologico deve effettivamente, io sono assolutamente d'accordo con entrambi i relatori, deve necessariamente trovare un dialogo nuovo, deve dialogare in modo nuovo con le discipline umanistiche che sono coinvolte poi nell'inquadrare la problematica complessa e anche nell'avere una visione nuova. Che possa farci affrontare come singoli, come diceva prima il professor Amirante, e come società, come collettività, i problemi che stiamo fronteggiando. Quindi questa terza aporia me la può un po', perché secondo me c'era, almeno io ho compreso diciamo una frizione tra la disciplina ecologica e e il fronte umanistico, in particolare il diritto. Sì, rispondo subito. Sì. Ah. Sì. Perfetto. Allora, no, la ringrazio perché poi, insomma, nelle tante sollecitazioni che ho avuto sono dovuto andare molto, molto rapido, insomma, su queste aporie. No, io lì parlo della terza aporia come il problema che spesso, al quale spesso ci troviamo di fronte, della sudditanza della politica e del diritto dalle scienze esatte, una sudditanza che in qualche modo potremmo definire, fra virgolette, pelosa, nel senso che da una parte si ritiene con falsa ingenuità nel mondo politico che esista sempre solo un'unica soluzione oggettiva a una problematica di tipo ambientale, e dall'altra parte si cerca appunto di utilizzare questa credenza per imporre poi magari una soluzione che sta bene al decisore del momento. E quindi c'è una sorta di quella che io definisco eterodeterminazione scientifica della norma parlamentare che dovrebbe venire fuori da un dialogo, fra un confronto fra maggioranze politiche, non dal riferimento. Lo scienziato ha detto così, quindi si fa così. E questo viene utilizzato, diciamo, come schermo poi per decisioni politiche in un senso piuttosto che in un altro. Lo stesso succede nelle aule di giustizia. E questo forse è ancora più grave perché poi lì si ha a che fare con le vite delle persone. Tanto è vero che in alcuni ordinamenti sono stati creati proprio dei tribunali ambientali nei quali all'interno dell'organo giudicante, invece di chiedere al perito di parte, che ovviamente andrà nel senso degli interessi della parte, si sono inseriti nei collegi giudicanti ecologi, fisici, chimici, geografi e via discorrendo, che hanno lo stesso diritto di voto del giudice togato che ha studiato giurisprudenza. Parlo ad esempio, qui c'è il Green Tribunal in India, ad esempio funziona proprio così, metà collegio scientifico, metà collegio giuridico. E questa è una forma di integrazione, ecco, fra sapere scientifico e sapere giuridico che secondo me è fondamentale, un po' la cifra del cosiddetto diritto antropocenico di cui abbiamo parlato un po' all'inizio di questa conversazione. E questo va introdotto poi nelle aule parlamentari, nelle aule di giustizia. È chiaro che introdurre questo tipo di giurisdizione così ex abrupto in Italia non si può fare perché bisognerebbe cambiare la Costituzione. In Italia non possiamo creare nuovi giudici con una legge ordinaria e quindi sarebbe un percorso molto lungo. Però queste forme di integrazione sono secondo me fondamentali. E quindi questo è il senso, diciamo, della terza aporia. Va bene, Ho grazie. soddisfatto la curiosità.
abbastanza, ma poi la leggerò e così sarò in grado magari di interloquire con più decisione, ecco, perché mentre No, posso fare un altro esempio, la valutazione di impatto ambientale. No, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento amministrativo che è volto, diciamo, non è una vera e propria autorizzazione, comunque è volto a poi a sdoganare, se vogliamo, dei progetti molto specifici, che sono un centro commerciale piuttosto che un ospedale, una strada e via discorrendo. E lì, diciamo, la falsa credenza è che nella valutazione di impatto ambientale tutto venga deciso dall'elemento tecnico-scientifico. Non è assolutamente così. La valutazione di impatto ambientale è un procedimento di tipo amministrativo in cui vengono messe in campo tutta una serie di evidenze scientifiche, dopodiché, usando un termine sportivo, la palla passa all'amministrazione. È l'amministrazione che deve decidere, perché è l'amministrazione che si deve prendere la responsabilità della decisione sul progetto, e può anche chiedere all'estensore del progetto di cambiare il progetto sulla base dei dati scientifici e di un confronto magari fra varie opinioni, perché poi l'amministrazione o l'azienda o il gruppo che propone diciamo questo intervento poi porterà le sue opinioni scientifiche, e quindi c'è tutto un confronto che però poi viene risolto con una decisione di tipo amministrativo politico, perché poi alla fine chi deve rispondere all'elettore non è lo scienziato, ma è il politico e l'amministratore. Anche su questo dovremmo aprire poi un dibattito, perché i tempi della politica, lo ricordava proprio Padoa-Schioppa prima, non coincidono con quelli dell'ecologia, quindi alla politica conviene una decisione tampone. Per fini ecologici bisogna prendere delle decisioni più lungimiranti, che guardino un periodo un po' più lungo, e quindi lì abbiamo un problema, tanto è vero, io credo che l'antropocene mette in crisi proprio la teoria democratica basata sulle elezioni. Perché il consenso sarà elettorale sarà sempre a breve termine, quindi privilegerà sempre la scelta più comoda nell'immediato e non quella più difficile e che però porta più effetti a lungo termine. Grazie mille. Allora, al momento non vedo altre mani alzate, sono invece arrivati ulteriori ringraziamenti, apprezzamento e appunto soprattutto per i contenuti e per la possibilità di avervi ascoltato e aver chiarito alcune dinamiche, insomma, attuali e importanti, sia dal punto di vista di chi insegna, di chi studia e quindi insomma, ci tengo a passarvi, ecco, appunto, questa positività e questi ringraziamenti da parte del pubblico. Direi Grazie. se appunto non ci sono, faccio l'ultimo controllo, ma direi che non ci sono altre mani alzate. Io intanto vi ringrazio ancora una volta per la gestione e quindi anche tutti i contenuti che sono stati condivisi. Ricordo che entrambi i libri sono disponibili, si possono quindi leggere e cercare in tutti i canali di distribuzione. Se ci fossero curiosità o anche altre domande che si volessero rivolgere ai nostri autori, che magari o riflessioni che vengono proprio anche magari dopo la lettura, trovate i nostri riferimenti università@mulino.it, a cui potete scrivere, poi sarà sicuramente nostra cura divulgare i vostri commenti, i vostri pensieri agli autori, che immagino volentieri poi a loro volta risponderanno. Quindi io Vorrei ringrazio. alzare la manina per ringraziarvi prima che lei chiuda definitivamente. Sono veramente Certo. molto grato al Mulino, quindi a lei, dottoressa Venturi, e poi anche alla dottoressa Visco per come ha condotto questo dibattito, che mi ha Grazie a voi. consentito di trascorrere un'ora insieme al professor Padoa-Schioppa, che oltre ad essere un collega è anche un amico, col quale però abbiamo pochissime occasioni di incontro, e quindi è preziosissima quest'ora che abbiamo potuto trascorrere insieme, ed è proprio questo di cui abbiamo bisogno. Spero che si creino future occasioni. Devo dire che il mondo accademico italiano contrasta questa possibilità di scambio interdisciplinare, perché poi per la carriera accademica e tutto si considerano i settori scientifici disciplinari molto settorializzati, e quindi l'interdisciplinarietà non fa punteggio quando poi si deve andare a valutare uno scienziato, mentre dovrebbe fare doppio punteggio. E quindi
sono particolarmente grato a questo Padoa-Schioppa di prestarsi a queste ibridazioni fra diverse scienze, regalandoci parte del suo tempo. No, no, è un piacere, è un piacere anche per me. Anch'io mi associo ai ringraziamenti alla dottoressa Visco e al Mulino, sia appunto per l'opportunità di avermi permesso di scrivere queste cose e anche poi di raccontarle in queste occasioni. E grazie. Grazie a voi davvero. È stato molto bello. Bene, grazie ancora a tutti per l'attenzione. Io vi do appuntamento al prossimo webinar, alla prossima videopresentazione e grazie a tutti per l'ascolto. Auguro a tutti una buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie ancora.